Il litigio in diretta tra Nina Morik e Paola Perego ha provocato l'accorata reazione della modella ed ex moglie di Fabrizio Corona che, dopo essere stata allontanata dallo studio di Domenica In, ha fatto in modo che la sua risposta giungesse fulminea alla conduttrice. Con una foto destinata a far discutere in cui mostra il dito medio, Nina si scaglia contro la Perego e l'Italia intera, un paese ingiusto che non consentirebbe il diritto di replica. Forse alla fine è vero, in Italia la giustizia proprio non c'è. Il mio diritto di replica è stato palesemente soppresso. Un paese libero, l'Italia, già dove una nonna può parlare 30 minuti di un bambino e la madre non può dire nulla. È inutile dirvi che per tenermi la bocca chiusa la signora Perego si è alzata più volte, agitata, quasi voleva tapparmi la bocca con le mani, prima che aprissi bocca mi invitava a stare calma, ma mi sembra che quella nervosa non fossi io. Avevo tante cose da dire, ma fa niente, non so se mai potrò dire le cose come stanno a questo punto. La cosa è evidente oggi, televisioni, soprattutto la Rai, giornali e tutta l'opinione pubblica hanno l'obiettivo di far concedere la grazia a Corona, e quindi dire la verità non mi è concesso. La Morik non si scaglia solo contro la Perego, ma lancia un monito alla Rai intera, colpevole a suo modo di vedere di voler intercedere a tutti i costi per la grazia a Fabrizio Corona. Il rapporto con Fabrizio. Non è mai stato un padre presente. La Morik non ha mai nascosto l'avversione nei confronti di Corona nella figura di padre del piccolo Carlos. Sebbene gli sia stata vicina prima dell'arresto, Nina ritiene che Fabrizio sia stato un padre assente, troppo preso da se stesso per dedicarsi a suo figlio, con il risultato che oggi i due sarebbero lontani. Il litigio in diretta TV con la Perego è arrivato all'indomani dell'intervista a Gabriella Corona, intervista nella quale la madre di Fabrizio aveva stigmatizzato il comportamento dell'ex nuora e le parole pronunciate dalla modella in riferimento alla richiesta di grazia. Nina non ha cambiato idea e lo scrive via Instagram, lì dove è sicura che il suo pensiero non sarà applicata censura. Chi se ne frega.